B. Si legga un dato. No. Stai zitto impressive. Un attimo, Santa Madonna. Certo. Stai zitto un secondo. Abbia un approccio rapida, perché devo rispondere visto che mi avete detto una serie di cose completamente false per ora. Allora, io non ho un approccio confessionale a queste materie, io ho un approccio laico a queste materie. Quello che si dice su questo congresso è falso. Tutti quanti state lì ogni giorno a scrivere intere paginate sul niente del congresso di Verona, esatto, perché non si può parlare della famiglia naturale fondata sul matrimonio. E nessuno di voi dice niente sul fatto che il 21-22 aprile a Milano c'è un'iniziativuccia organizzata dagli islamici dove hanno chiamato a parlare un signore mediatore familiare che è famoso per aver messo su internet un video in cui spiega come si bastona Vittorio, le tolgo l'audio. Parlereste anche le tolgo l'audio. Vi tolgo l'audio anche perché lei viene qua e voi lo dice a qualcun altro. Io dico quello che voglio. Io non sono una persona che fa intimidire. Siete voi. Io sto parlando con voi. Non lo so. Voi mi avete fatto tre domande uguali, quindi la pensate uguale. Proprio perché ne ho stima, secondo me lei andrà al congresso di Verona, fa una cazzata così potete fare il vostro comizio da soli. Proprio perché ne ho stima, secondo me, non la penso come voi. Non avete argomenti su questo tema della famiglia. Non avete argomenti su questo tema della famiglia. Non c'è il peggio dell'umanità. Ci basta, audio, basta, togliamo l'audio, togliamo l'audio, Meloni, grazie, grazie, e il voi però lo usi da un'altra parte, io vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché un tema centrale che i politici... Il dato è che quando noi siamo entrati nell'euro, rispetto alla nostra prima economia competitrice, che era la Germania, noi eravamo più forti in tutte le esportazioni e il tasso di disoccupazione italiana, il tasso di disoccupazione tedesca si equivalevano. Perché facevamo oggi, debiti. Scusi. Era tutta oggi fuffa. I debiti li abbiamo fatti molto sono. Di più con non l'euro. Non è vero si affatto. Non c'era oggi, scala mobile. La Germania è molto più forte di noi su tutte perché le esportazioni. E guadagna, loro hanno innova. Un tasso di disoccupazione al 5% perché minimo storico. Cose nuove. Noi abbiamo migliori. Un tasso di vada a vivere in Germania. Se le fa così schifo l'Italia non è come dice lei, non si può vivere facendo soltanto i ballerini e i cantanti, quando l'Italia fa prodotti migliori, l'Unione Europea fa di tutto per impedirglielo, pure i formaggi con il latte in polvere dobbiamo fare perché all'Europa gli dà fastidio che i nostri formaggi sono migliori di quelli che producono in Germania, cambiate i nostri membri di commissione, il più grande produttore di latte in polvere sono gli tedeschi, guarda un po', dai, vada a vivere in Germania. Galese, mi sbaglio? In Senegal c'è il franco FCA, c'è la moneta coloniale francese, c'è una moneta coloniale con cui la Francia sfrutta decine di nazioni africane, in Senegal c'è il petrolio, la nazione potrebbe essere ricca se non fosse sfruttata. Ecco, invece di pretendere di spostare milioni di africani in Europa, liberiamo l'Africa da certo sfruttamento europeo e lasciamo gli africani crescere a casa loro. E questo lo andiamo a spiegare a Fabio Fazio e a Emmanuel Macron, perché Fabio Fazio e Emmanuel Macron gli poteva chiedere questo quando è andato lì a fare 1042 volte sì con la testa davanti al presidente francese. Fazio il giornalista dice? Fazio il giornalista è andato a intervistare Macron, ha fatto in un'intervista di 20 minuti 1042 volte così con la testa, per dire e gli ha detto a Macron, cioè, sa che dicono che Parigi è la capitale d'Italia? Io mi vergogno di un giornalista che tra l'altro lavora per la televisione pubblica e va a dire una cosa del genere, invece di fare domande come queste. Fai finire e poi ci dici tutte le intelligentissime cose che vuoi dire. Fammi tu finire. Devi dire ai cittadini italiani se abbiamo aumentato lo stipendio. Io voglio dire ai cittadini italiani che è una vergogna che quello che spendete per un immigrato clandestino è quanto date a un poliziotto al suo primo incarico. È chiaro? Bravissimo. Quindi smettila di dire idiozie. Oh. Vediamo un po'. Scusate, ma io voglio dire se mi fate fare un ragionamento sensato un minuto. Perché l'Italia è una nazione nella quale noi diciamo a ogni piesso spinto che chi non rispetta le regole, chi delinque, viene prima della vittima di quel reato. L'Italia è un paese sicuro. Scusa. È un paese sicuro. Fammi finire. Fammi finire. Basta. Fammi finire.
Sai quanti sono quest'anno, secondo quello che si chiama decreto flussi del governo italiano, gli immigrati che possono entrare regolarmente qui per venire regolarmente a lavorare rispettando le regole? Zero, perché tutte le quote di immigrazione sono coperte dagli immigrati clandestini. Quindi noi diciamo al mondo intero che se vogliono venire qui regolarmente a lavorare non li facciamo entrare, mentre se entrano irregolarmente gli stendiamo tappeti rossi e poi pretendiamo anche che la gente rispetti le regole. Io credo che non sia serio. Stai zitto un secondo, fammi finire di rispondere. Mentre non siamo in grado di garantire sicurezza ai cittadini, diciamo anche che se tu ti provi a difendere da solo, lo Stato invece di prenderselo con quello che ha tentato di entrare dentro casa tua per fare non si sa bene che, se la prende con te che te sei pure difeso. Vergogna! Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ci ha definiti vomitevoli, cinici, irresponsabili. E qui la stampa italiana a dire, hai visto che ha detto Macron, che siamo irresponsabili. Vergogna. Irresponsabile Emmanuel Macron sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Cinici Emmanuel Macron sono i francesi che mandano la gendarmerie a rispedire indietro qualunque immigrato tenti di passare il confine a Ventimiglia. Ma soprattutto, perché le cose vanno raccontate come si deve, vomitevole è chi... Bono, che lo vuoi dire tu? Cioè, mi hai tolto il pato. Vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron! Perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni, chiaro? Del giorno, e mi attengo a quello che ho sentito dire da chi presentava l'ordine del giorno e segnatamente dall'ultimo collega della sinistra che è intervenuto. Nel merito, due cose molto veloci, perché c'è un limite alle castronerie che si possono dire in quest'aula, mi perdoni. Non si può dire, per esempio, che in Italia non è possibile entrare legalmente per colpa della Bossi-Fini. In Italia non è stato possibile entrare legalmente negli ultimi anni perché sono state azzerate le quote della Bossi-Fini, perché tutte le quote erano coperte da chi entrava illegalmente in territorio italiano, perché noi siamo l'unica nazione che dice che in Italia puoi entrare solo se paghi gli scafisti, ed è esattamente quello che abbiamo contestato in tutti questi anni. Quindi per favore cerchiamo di dire cose serie. Primo. Secondo, basta con l'accusa di razzismo istituzionale. Il razzismo istituzionale l'ha fatto uno Stato che fa crepare gli italiani sotto un ponte e a chiunque arriva da fuori da 37 euro e mezzo al giorno. Quello è il razzismo istituzionale. Il razzismo istituzionale è dare a un pensionato sociale 480 euro quando per un immigrato se ne spendono 1200. Se io scorro i suoi social, i suoi Twitter, io vedo che ogni caso di cronaca nera in cui si è coinvolto anche per sbaglio una persona o immigrata o con la pelle di colore diverso rimbalza che è una bellezza. Non c'entra niente il come tema no? della vogliamo pelle leggere, no, scusi, facciamo non c'è niente, però non c'entra allora, niente no, no scusi, siccome lei ha detto una cosa grave e io no. Questo non lo consento. Allora, adesso su questo cerchiamo di essere precisi, sì. Il tema della pelle diversa non c'entra assolutamente niente. Infatti, io cito anche secondo i me. Fatti dell'immigrazione, poi arriviamo al tema del razzismo perché adesso mi sto stufando. Io cito i fatti dell'immigrazione irregolare perché considero una responsabilità dello Stato italiano
nel non aver saputo governare il fenomeno dell'immigrazione quando ci sono dei reati commessi da immigrati clandestini. E quindi ritengo di dover segnalare allo Stato italiano un problema che voi fate, che molti fanno finta di non vedere, compreso lei, e cioè che a un'immigrazione incontrollata corrisponde un aumento dei reati, perché sono dati del Ministero degli Interni. Gli immigrati incidono per l'8% sulla popolazione italiana e per il 37% sui reati di stupro. Scusi, che significa che c'è un problema? Sì, un attimo, perché lei sta comunicando che gli immigrati sono puntiere di stupratori. No, io sto comunicando che c'è un'incidenza maggiore da parte degli immigrati clandestini in tutti i reati che riguardano omicidio, stupro, rapina, furto, e sono dati. Siccome la politica, a parte vuol i numeri dire che non gli altri sono due razzisti, terzi quindi sono italiani, esiste o non esiste? Mi risponda lei. Un'incidenza maggiore di reati commessi dagli immigrati in Italia in rapporto alla popolazione? Sì o no? Non la seguo su questo perché lei non mi può rispondere che è l'unico modo di rispondere a una domanda che parla allora di numeri. Vado a vedere i numeri degli italiani. Ma che c'è di... Perché lei non scrive, perché lei non fa mai un tweet non su un italiano? Li faccio anche sugli perché italiani. Perché non ha mai fatto un tweet su un italiano che ha stuprato una donna? Li ho fatti 100 volte. Io faccio tutti i tweet su tutti i temi. Io mi occupo di parlare di quello che la politica può risolvere. Emergenza il stupri, caso ieri a Torino un clandestino ha violentato una ragazza. È così. Tolleranza zero per questo verme. Poi voi non ne parlate cortocircuito mentale si deve occupare delle donne violentate, purché il violentatore non sia un immigrato, perché immigrato batte donna violentata, e io non sono d'accordo. Penso che sia un modo stupido di vedere le cose. Dopodiché, adesso parliamo del razzismo. Io sono stata anche a Ferrara a parlare di un problema che c'era stato con la mafia nigeriana. Anche qui io seguo il tema della mafia nigeriana, non interessa a nessuno. Avessi sentito una volta il guru dell'antimafia Roberto Saviano dire una parola sulla mafia nigeriana. Perché non ce ne siamo accorti. Non legge Saviano. No, infatti, non tutto. Comunque vorrei ricordare. Adesso le do subito la parola. Ma una cosa grave, devo rispondere su questo. Siccome mi sono stufata, perché qui ormai cominciano a volare le querele. E una se la becca Carlo Calenda.